Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come scaricare e usare all'interno di Adobe Premiere 800 transizioni. Vi ricordo che sul canale YouTube, appunto, vi lascerò il link in descrizione, potete scaricarne più o meno la metà, mentre se volete scaricarle tutte vi basterà andare sul mio canale, sempre di Studio 72, su Patreon, dove appunto troverete tutte le 800 le transizioni. In più troverete anche la prima lezione di Elementor 3D spiegata nel dettaglio, appunto passo per passo, dove ne seguiranno anche altre che andranno appunto a creare un pacchetto completo sull'utilizzo di Elementor 3D all'interno di After Effects. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Adobe Premiere, io ho importato le mie due sequenze dove appunto voglio andargli ad applicare la mia transizione, e la prima cosa che andiamo a fare è vedere in che formato è appunto il nostro video. Per farlo molto semplicemente andiamo su sequenza, impostazioni sequenza, come vedete è in 1920x1080, quindi il mio video in questo caso è in Full HD. Una volta individuato appunto il formato della nostra sequenza, andiamo a importare le transizioni adatte per il nostro tipo di video. Quindi nel progetto facciamo doppio clic, andiamo a aprire appunto la cartella che siamo andati a scaricare con all'interno le nostre transizioni. Io nel mio caso è in Full HD, quindi come vedete qui abbiamo 4K, 4K, 2K, 6K, eccetera. Io vado a selezionare il mio Full HD, faccio importa, si aprirà questa finestrella dove noi andiamo a dirgli importa intero progetto, facciamo ok. Come vedete ci aprirà la finestra per andare a individuare appunto le nostre sequenze all'interno della nostra cartella, perché passando dal computer all'altro ovviamente cambia il percorso. Quindi molto semplicemente andiamo a fare individua. Come vedete quello che dobbiamo andare a vedere è dove si trova il nostro effetto, in questo caso è in footage audio glitch TV noise short glitch. Quindi andiamo nella cartella appunto che siamo andati a scaricare, quindi andiamo in transizioni, footage, andiamo su audio glitch TV noise, quindi andiamo a trovare la cartella glitch TV noise, questa qui, e short glitch 1, quindi andiamo a selezionare short glitch 1, questo qui, facciamo ok e lui andrà a individuare appunto in automatico anche tutti gli altri. Ora facciamo la stessa cosa anche per gli altri e come vedete in automatico ci è andato a trovare anche tutte le altre. Quindi una volta importate tutte le nostre cartelle, qui all'interno avremo tutte le nostre transizioni. Quindi ci basterà prenderne una, nel mio caso vado a prendere panorama. Come vedete abbiamo altre tre cartelle all'interno. Io prendo panorama light. E qui abbiamo la preview di quella che sarà appunto la nostra transizione. Quindi ci basterà selezionare quella che più ci piace. Io adesso ne seleziono una a caso, faccio doppio clic. Come vedete ci apre il progetto. Quello che dobbiamo fare noi molto semplicemente è andare a selezionare quello che riguarda la nostra transizione senza selezionare appunto questa traccia. Questa traccia sarebbe, non è nient'altro che la preview, quella che vediamo qui, cosa che noi non andiamo a importare perché ovviamente sotto gli lasciamo il nostro video. Quindi selezioniamo solo quelle sopra. Come vedete ci dà anche un effetto sonoro, questo a discrezione vostra, se lo volete o non lo volete, comunque si può andare a disattivare. Una volta selezionate le nostre tracce facciamo Command C, ci portiamo sopra al nostro video, facciamo Command V. Come vedete in questo caso ci è andato a tagliare la nostra sequenza e non è quello che vogliamo. Per ovviare a questa cosa andiamo a bloccare con questo lucchetto la nostra sequenza, in modo che così non ci vada a copiare sopra questa sequenza le altre sequenze.
ora facciamo Command V, come vedete ce le mette di sopra, e l'unica cosa che andiamo a fare è posizionare lo stacco della nostra transizione con lo stacco delle nostre due clip. Una volta posizionato, io adesso vado a fare un rendering della nostra transizione, e ora se andiamo a vedere, questo è quello che ci dà. Quindi, come vedete, è molto semplice, ci basterà importare la sequenza e lui in automatico ci crea il nostro effetto di transizione. Ripeto, l'audio, qualora non lo volessimo, o lo andiamo a mettere in mute, io non so se lo sentite tramite le cuffie, comunque o lo mettete in mute, o molto semplicemente andate a scollegarlo dalla clip sopra, lo andate a eliminare e siete a posto. E questo è tutto per quello che riguarda appunto l'importare le nostre transizioni. La stessa procedura vale per tutte le altre che abbiamo all'interno delle cartelle che siamo andati a importare. Come vedete, qui abbiamo la nostra preview, doppio clic, ci apre la nostra sequenza. Questa non la calcoliamo mai, la prima di sotto, perché sarebbe la preview, in questo caso questa ragazza, se non erro, esatto, la ragazza e la strada. Infatti, se noi la andiamo a disattivare, non ce la dà più. Quindi selezioniamo quella di lì sopra, Command C, ci portiamo nella nostra sequenza, facciamo Command V e la andiamo a posizionare perfettamente a metà tra le nostre due clip, cioè le metà delle nostre due sequenze. Lo stacco qui deve essere nella stessa posizione appunto dello stacco delle nostre due sequenze. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial. Vi rinnovo l'invito, qualora vogliate scaricare appunto tutti e 800 le transizioni, di iscrivervi sul mio canale Patreon di Studio 72. Vi rinnovo l'invito di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!